Seconda partita di campionato, prima in casa e prima vittoria per la Mercedes San Paolo Basket Alghero, che batte 57-53 le venete della Sernavi Marghera. Checco De Rosa, general manager della Mercedes San Paolo Basket Alghero, prima partita in casa e prima vittoria. Sì, vittoria importantissima per noi contro una squadra sicuramente di medio-alta classifica. Dopo questa sconfitta bruciante a Torino ci tenevamo a far bene. Sono contento per lo staff, per le ragazze, perché comunque era una partita impegnativa. Ancora non siamo al top, però stiamo lavorando bene. Buona vittoria d'insieme, abbiamo visto tra le nuove molto bene May e Donati tra le altre. Sì, le più esperte, diciamo, Martelliano e Carraro, lo sapevamo che Nice avrebbero avuto qualche difficoltà, le aspettiamo con tranquillità. Adesso speriamo di recuperare dalla prossima partita anche Forni, che per noi è un cambio molto importante, cioè al momento è un cambio perché non è al top, però ci dà sostanza, ci dà rimbalzi e ci allunga molto le rotazioni. Capitan Cucchiara, ancora l'adrenalina a mille dopo una partita così, prima vittoria stagionale in casa. Eh già, i primi due punti raggiunti in casa, una vittoria che vale come l'oro per noi. Sapevamo che non sarebbe stata un'impresa facile perché purtroppo il nostro anno è iniziato nei peggiori dei modi, la nostra straniera infortunata, Giulia infortunata, però ci abbiamo creduto fino alla fine e alla fine abbiamo raggiunto questa vittoria, meritatissima secondo me. Una vittoria della squadra, quasi tutte in campo e tutte a lottare assieme. Esatto, ognuna oggi ha dato il proprio contributo per raggiungere questa vittoria. Purtroppo la nostra non è una squadra di fenomeni, ci sono tante giovani e purtroppo solo così noi potremo raggiungere dei buoni risultati, dando ognuno il proprio contributo per vincere. Io la penso così. Coach Pacarie, esordio casalingo bagnato dai primi due punti stagionali. Sì, ci siamo ripresi quelli che avevamo lasciato a Torino contro una squadra decisamente alla nostra portata, al di là del ragambolesco finale. Contento perché mi sembra che c'è stata una bella risposta dal punto di vista dell'aggressività, dell'attenzione, soprattutto la voglia di fare bene, questo mi rassicura tanto. Partenza magari un attimo lenta, poi siete andati in crescendo, solo alla fine un attimo di paura di vincere forse? Ma sicuramente la paura di vincere, poi anche un po' la somma di tutte quante le cose che fino a oggi ci hanno ritardato e ci stanno ritardando. Questa è una squadra che è nata 15 giorni fa, con tanti problemi dal punto di vista della salute che ancora non abbiamo risolto e quindi siamo un po' indietro su tutto, anche sulla pazienza, sulla determinazione, sull'attenzione nelle cose da fare. Poi chiaramente dopo lo scotto del supplementare di Torino e col finale a 9 secondi dalla fine avanti e poi perso, chiaramente la paura viene a tutti, mi sembra che sia assolutamente normale. Nel match di oggi tante ragazze in doppia cifra, quindi una distribuzione di gioco evidente. Proviamo a sottolineare ancora di più che sia un gioco di squadra, vogliamo fare il possibile per far diventare la nostra forza quella di averci tante persone che possono fare bene. A Torino Cucchiara ha fatto una prestazione notevolissima dal punto di vista del bottino personale, dei punti portati a referto. Stasera si è sacrificata molto di più in difesa, ha giocato una partita diversa, mi sembra che però siamo pronti anche a fare bene con tante altre ragazze e secondo me abbiamo ancora tante frecce da poter scoccare nel nostro piccolo arco. La Forni a che punto è? La Forni non lo sappiamo a che punto è, siamo ancora lontano dal vederla in campo, potrebbe entrare in campo la prossima settimana così come fra 15 giorni, per il momento non ha fatto un giorno di allenamento.